Belluno, Belluno 1-2, per una classifica del comando, Venezia 77 punti, Campo d'Arcego 72, Est 67, Belluno 62, Virtus Verona, Wicamp 53, Luparense 50, Tamai 48, Mestre 46, Abano e Calvinoare 44, Unione Ripa La Fenadora 40, Liventina Drò 38, Montebelluno e Levico 37, Triestina 36, Monfalcone 35, Giorgione 33, Fontana Fredda 28, chiude la Sacilese 10 punti, già retrocessa in eccellenza. Andiamo a vedere la corsa per la promozione, dove sono impegnate due squadre, possono ancora vincere il campionato: il Venezia con 77 punti, il Campo d'Arcego con 72. Il Venezia nelle ultime 5 giornate avrà queste partite: domenica va a far visita all'Ez, terza forza del campionato, la domenica dopo ospita il Belluno, poi l'ultima va a casa dell'Union Ripa, la Fenadora, alla penultima ospita il Giorgione e chiude a Trieste. Il Campo d'Arcego domenica va a far visita al Levico, poi ospita il Tamai, poi va in casa del Fontana Fredda, la penultima ospita il Belluno, poi va a Mestre. Sulla casa il Campo d'Arcego ha 5 partite più facili, ma i 5 punti di vantaggio per i lagunari che sono al comando sono un buon margine. Playoff, oltre a una delle due già citate, al Campo d'Arcego molto probabile, il Venezia, le altre in corsa per i tre posti restanti sono l'Est 67 punti, il Belluno, che però si stanno giocando solo il terzo posto e hanno già la certezza di fare playoff, mentre il quinto posto se lo stanno giocando Virtus Verona 53 punti, Luparense 50, Tamai 48 e poche speranze per il Mestre, che di punti ne ha 46. Playout, Sacilese retrocessa con 10 punti, poche speranze di passare ai playout per il Fontana Fredda, che di punti ne ha solo 28. Si stanno giocando la salvezza diretta, i playout, 8 squadre: Giorgione 33 punti, Monfalcone 35, Triestina 36, Levico e Montebelluna 37, Drò e Liventina 38, Ripa La Fenadora con 40 punti. Andiamo a leggere velocemente la prossima domenica, 34esima giornata, dunque quintultima, ancora 5 giornate alla fine. Abbiamo La Fenadora, Union Ripa, Monfalcone, poi Montebelluna, Sacilere, Fontana Fredda e Levico, Este, Venezia, Giorgione, Drò, Belluno, Luparense, Levico con Porto Arcego, Mestre, Abano, Tamai, Calvino, Ale, Union Triestina, Virtus Verona, Vicano. Per la Girone C è tutto, passo la... Andiamo subito a parlare del Girone B, dove abbiamo... Girone D, scusate, dove sono stati questi risultati domenica scorsa: Alto Vicentino Delta Rovigo 2-2, Clodiense Ravenna 3-0, Correggese Lentigione 2-3, Forlì Molese 2-2, Fortis Juventus Bellaria Igea Marina 2-3, Mezzolara San Maurese 0-1, Parma San Marino 1-1, Ribelle Castelfranco 1-0, Romagna Centro Legnago 2-2, Arzignano Chiampo Villafranca Veronese 1-0. Per la classifica del comando, sempre il Parma con 79 punti, con un piede e mezzo in Lega Pro, Alto Vicentino 70, Forlì 61, San Marino 60, Ribelle 57, Delta Rovigo, Imolese 54, Correggese, Lentigione 51, Legnago 47, San Maurese 45, Virtus Castelfranco 42, Union Arzignano Chiampo 40, Ravenna 39, Romagna Centro 34, Mezzolara 30, Villafranca Veronese 29, Bellaria 25, Clodiense 20, Forte Juventus 11. In testa la corsa promozione nel mare del Parma con 79 punti, che a 5 dalla fine ha 9 punti di vantaggio sull'Alto Vicentino 70. Dunque resta poco da dire, solo il Parma la può gettare. Playoff, Alto Vicentino secondo, le altre, il Forlì 61 punti e il San Marino 60, si stanno giocando il terzo posto, anche se dietro a 57 punti c'è la Ribelle che potrebbe fare lo scherzetto. In corsa anche il Delta Rovigo e l'Imolese, che di punti ne hanno 54. Playout, Fortis Juventus con 11 punti spacciata, complicata anche la situazione della Clodiense, che di punti ne ha 20. Terz'ultima 25 punti c'è il Bellaria, che oggi sarebbe retrocesso, visto il meno 9 della sest'ultima e Romagna Centro. Si giocherebbe solo la sfida salvezza. Il Villafranca Veronese 29 punti, il Mezzolara che di punti ne ha 30, le altre più o meno tranquille, visto che un piano sopra alla salvezza c'è un piano sopra salva c'è il Ravenna che di punti ne ha 39. Andiamo a leggere il prossimo turno, 39esima giornata, avremo queste 34 e 39esima addirittura, 34esima giornata, Imolese Parma,
Bellari, Arzignano, Chiampo, Delta Rovigo, Mezzolara, Legnago, Ribelle, Lentigione, Romagna Centro, Ravenna, Alto Vicentino, San Maurese, Forte Juventus, San Marino, Clodiense, Villafranca, Veronese, Corregere, Virtus Castelfranco, Forlì. Questo è tutto per il girone D. A dopo. Girone E. Ecco i risultati di domenica. Città di Castello, San Sepolcro 1-1, Città di Foligno Scandicci 2-2, Collegiana Pianese 4-1, Gavorrano Spoleto 3-0, Gubbio Ghivizzano 3-0, Gioli Montemuro Gualdo Castalda 1-1, Ponsacco Pontecatini 2-2, San Giovanele Poggibonsi 0-3, Viareggio Massese 1-1. Classifica al comando Gubbio 59 punti, Gavorrano 58, Montecatini 54, Poggibonsi 50, A Mozzano 47, Città di Foligno 44, Gioli Montemurlo 43, San Giovannese 43, Collegiana 42, Viareggio 41, Città di Castello 39, Ponsacco 38, Pianese 36, San Sepolcro e Scandicci 28, Massese 25, Gualdo 20, chiude lo Spoleto con 17 punti. Andando a dare un'occhiata, un'analisi veloce a quello che sta accadendo, la corsa per la CIA è aperta a tre squadre: Gubbio 59 punti, Gavorrano 58, Montecatini 54, che è in ritardo ma ci spera. Il Gubbio deve affrontare in sequenza va a Spoleto, poi ospita il San Giovanese e il Foligno alla penultima, va a Città di Castello e poi chiude con il Viareggio in casa. Gavorrano va a Gualdo, poi in sequenza ospita la Pianese, va a San Sepolcro, ospita lo Scandicci e va a Massa. Montecatini deve giocare in sequenza. Domenica va a far visita alla Pianese, poi ospita lo Spoleto, poi va a Gualdo, alla penultima ospita Massese e chiude a San Sepolcro. Playoff: nei playoff, due di queste tre, fra Gubbio, Gavorrano e Montecatini. Chiaramente chi non sale? Gli altri due posti favorite: Poggibonsi 50 punti e Ghivizzano 47, poche speranze per il Foligno 44, San Giovanese e Gioli Mulli 43. Playoff: Spoleto 17 punti, Gualdo 20, sono con un piede in eccellenza. La Massese oggi penultima sarebbe in eccellenza, visto che ha 25 punti, la sest'ultima, la Pianese, ha 36 punti. Si giocherebbe solo lo spareggio tra Scandicci e San Sepolcro, che hanno 28 punti. Non sono tranquille le città di Castello e Viareggio, che hanno 39 e 41 punti. Dunque, non sono tranquille, ma diciamo che il margine di un recupero della Massese sembra veramente difficile, perché lì entra in gioco la distanza degli 8 punti. Vi ricordo che sono 8 più di 8, non si fanno i play-out tra la sest'ultima, la terz'ultima, il terzo discorso, la quint'ultima e la quart'ultima. Andiamo a leggere il prossimo turno, trentesima giornata: Ghivizzano, Borgo Mozzano, Città di Castello, Gualdo, Gavorrano, Massese, Collegiana, Pianese, Montecatini, Poggibonsi, Viareggio, San Giovannese, Città di Foligno, Scandicci, Gioli Montemurlo, San Sepolcro, Ponsacco e Spoleto Gubbio. Questo è tutto per il girone E. Ripasso la parola a Adriano, che ringrazio e ci sentiamo la settimana prossima. Un saluto da Michele. E torniamo in studio per parlare del girone F, nel quale si sono disputate le gare della 29ª giornata. Ecco i risultati. Fuori casa la Fermana batte il Matelica per 1-0, Giulianova Chieti 3-3, Fano Avezzano 1-0, Folgore Veregra San Benedettese 1-1. Fuori casa la Jesina supera la Miternina per 2-1, Recanatese Olimpia Agnonese 0-0. Ancora in gara esterna il Campobasso batte il Monticelli per 2-0, Isernia San Nicolò Teramo 1-0, Vispesaro Castelfidardo 2-0. Ecco la classifica dopo 29 giornate. In testa la San Benedettese con 69 punti, più indietro il Fano con 56, Matelica 54, Campobasso 48, Recanatese 44, San Nicolò Teramo e Jesina 42, Fermana 40, a 38 punti Chieti e Vispesaro, Avezzano 35, Isernia 33, a 32 punti Monticelli e Castelfidardo, Olimpia Agnonese 31, Folgore Veregra 30, a Amiternina 24, chiude il Giulianova con 23 punti. Non manca molto alla San Benedettese per dire di avercela fatta, di essere riuscita a tornare tra i professionisti, ma la festa è comunque rimandata. Nel 29esimo turno, infatti, la capolista in trasferta è fermata sull'1-1 dalla Folgore Veregra. Samb in vantaggio con Barone al 36esimo della prima frazione di gara, poi raggiunta all'80esimo dalla rete firmata da Padovani. Il punto serve a poco alla Folgore, ma contro la prima in classifica non si poteva proprio chiedere di più. Fa meglio l'Almas Juventus Fano, che in casa con il
minimo scarto, alla meglio sull'Avezzano. Il gol vittoria è messo a segno da Ambrosini alla mezz'ora del secondo tempo. Con questa vittoria il Fano scavalca il Matelica e si porta in seconda posizione a 13 punti dalla prima. Avezzano invece lontano, ancora a 3 punti dalla zona play-out. Sgambetto della Fermana fuori casa al Matelica, superato per 1-0 grazie al gol di Catanese. Il Matelica paga il passo falso scendendo in terza piazza, mentre la Fermana, che centra così la decima vittoria in questa stagione, consolida la propria posizione nella zona centrale della classifica. Il Città di Campobasso vuole un posto nei play-off e lo conferma in questo turno andando a vincere sul terreno del Monticelli, formazione in zona play-out. Le reti di Alessandro e Gabrielloni spingono il Campobasso a 48 punti in classifica. Buon punto conquistato fuori casa dall'Olimpia Agnonese, che sul difficile campo della Recanatese impatta con il punteggio di 0-0. Recanatese in corsa per un posto nei play-off, Olimpia Agnonese in lotta per uscire dalla zona play-out. La Mitannina Scoppito patisce la 15ª sconfitta in questa difficilissima annata per mano di un'intraprendente Jesina che con il risultato di 2-0 si mantiene a ridosso della zona play-off. Festeggia un'importante vittoria anche l'Isernia, che tra le muramiche e con il minimo scarto determinato dalla rete vincente firmata da Panico batte il San Nicolò Calcio Teramo, tenendosi così fuori dalla zona play-out. Gli sconfitti hanno comunque ancora qualche chance per agganciare un posto nei play-off. Pareggio con tanti gol tra l'ultima in classifica, il Città di Giulianova, ed il Chieti, 3-3 al termine dei 90 minuti di gioco. Non tradisce invece le attese la Vis Pesaro, che in casa regola con il punteggio di 2-0 il Castelfidardo. Per effetto della decima vittoria in campionato, la Vis Pesaro si allontana dai posti play-out, lasciandoci invece invischiato proprio il Castelfidardo. Per quello che riguarda la classifica marcatori, troviamo in testa con 16 gol Siviglia del Fano e Titone della San Benedettese, dietro di loro Esposito con 15 gol del Matelica e più indietro con 14 segnature Dos Santos del Chieti, Gucci del Fano, Pedalino della Folgole Veregra, Marolda dell'Olimpia Agnonese e Miani della Recanatese. Nella prossima giornata, la 30ª, quintultima, saranno queste le gare che potremo guardare: Avezzano, Folgore Veregra, Castelfidardo, Città di Giulianova, Chieti, Amiternina Scoppito, Città di Campobasso, Alma Juventus Fano, Fermana, Isernia, Monticelli, Matelica, Olimpia Agnonese, Vis Pesaro, San Nicolò Calcio Teramo, Recanatese, San Benedettese, Jesina. E possiamo a questo punto proseguire con il girone G. Per la 12ª giornata dei gironi G del Serie D, Ciudino Costantino per tutto campo. I risultati: Muravvera Strea 3-1, giocata in anticipo, Rieti Arzachena 2-0, Grosseto Alba Longa 1-0, Lanusei Viterbese 0-4, Virtus Flaminia 0-1, Nuorese Budoni 3-0, Olbia Cinzia 4-3, Torres Castiadas 0-0, Trastevere Ostia 1-2. Valutando la classifica finale, vede la Viterbese con 65 punti, il Rieti 58, Grosseto 56, Olbia 54, Torres 52. Queste le squadre che al momento parteciperanno, oltre alla probabile vincitrice Viterbese che andrà direttamente in Lega Pro, alle fasi finali dei playoff. Seguire Arzachena 50, Alba Longa e Nuorese 47, e queste tre squadre sono ancora nella possibilità di effettuare qualche ribaltone, soprattutto la più vicina, la Torres, che dista solo 2 punti dall'Arzachena e 5 punti dalla coppia Alba Longa Nuorese. Nella parte calda invece il Budoni con 30 punti al momento al di fuori della zona calda, segue il Castiadas 28, Muravvera 28, San Cesario 27, Lanusei 27, Cinzia 26 e Astrea 14. Da tenere in considerazione che in settimana, probabilmente durante questa fase di registrazione, il Cinzia e Muravvera recupereranno una partita che era stata sospesa. Analizzando le partite, le gare in se stesse e poi anche la classifica,
In Muravera Strea i sardi sono riusciti ormai con la Strea.